E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ho la camera storta, eccomi al nostro appuntamento live del venerdì, dove andiamo a dare un occhio un po' ai mercati, ai grafici, cosa è successo in questa settimana nel mondo delle cripto, anche sui mercati tradizionali. Magari, insomma, facciamo una bella panoramica finalizzata ad aggiornarci, aggiornare i nostri scenari, le nostre visioni e le nostre posizioni, che come sempre io vi condivido. Siamo qua insieme, di modo che voi possiate farmi domande, che voi possiate guadagnare le vostre amate shitcoin guardando questo live e partecipando alla chat. Se avete dubbi, se avete qualsiasi tipo di quesito, qualsiasi altcoin da chiedere, qualche cosa è successo questo, cosa ne pensi, cosa non ne pensi, o anche condividere la vostra opinione, mi raccomando, abusate della chat che è qua apposta. Vi voglio belli partecipi, perché il bello di questi live è proprio l'interattività, che altrimenti tornerei, insomma, a fare i video unilaterali. Mi piace questa cosa qui, è una cosa che sento un po' nostra, che voglio portare avanti. Che dire, Bitcoin ieri ci ha fatto un po' uno scherzetto, nel senso che ha dato una martellata a ribasso, e oggi innanzitutto vorrei capire con voi che cosa può significare questa cosa, che segnale ci dà, se succede, cioè se questo sell-off effettivamente è un ritorno dei bears, piuttosto che potrebbe essere l'ultimo cosiddetto shakeout, ovvero l'ultima svendita finalizzata a far saltare gli stop delle mani deboli di coloro che avevano posizioni in leve molto alte, piuttosto che stop molto stretti prima della ripartenza. Insomma, ho sentito ipotesi di vario tipo, e insieme a voi guardando i dati, soprattutto perché ci sono dei dati interessanti, in particolare sull'open interest. Ho visto che non è variato più di tanto in seguito a questo sell-off, che non è neanche un sell-off concentrato, tra l'altro, quindi non è stato fondamentalmente una cascata di liquidazioni. Le liquidazioni ci sono state, ma non si tratta solo di quello, e quindi, insomma, andremo a tirare un po' di somme, andremo a vedere quali scenari ci si possono prospettare davanti, quali sono i livelli di prezzo da tenere d'occhio e le possibili posizioni che si possono impostare basandosi proprio su quello. Che dire, inizierei dalle vostre domande se ne avete, come sempre io vi leggo, vi ascolto, quindi vi incentivo di nuovo a partecipare. Buongiorno Giustino Sole, guai a voi se mi chiamate Justin Sun, e a chiedere, perché il bello di questo live, come vi dicevo, è proprio l'interattività. Nel frattempo io qua dietro, non so se vedete, ho aperto una tab perché a me ha fatto molto ridere ultimamente il mercato tradizionale, che a parte che c'è stato un po' una stangatina sull'S&P 500 e non solo, sull'azionario in generale, anche alcune azioni italiane ma anche europee hanno perso un bel po' di punti, e mi sembra un po' diventato un grosso casino il mercato azionario, perché ci sono aziende che vanno in bancarotta e gente che ha la smania di acquistare azioni di aziende in bancarotta come se fosse la shitcoin del momento, no? Mi è capitato di fare questo paragone con chi magari acquista la shitcoin che è crollata a pochi satoshi, Mooncoin ad esempio che vale ben un satoshi, può solo salire, facendo quel ragionamento lì. Il fatto è che è pura follia, cioè mi sembra veramente di toccare con mano gli effetti delle chiusure dei casinò di Las Vegas. La gente non sa più dove scappare, dove giocare d'azzardo, boh, buttiamoci nello stock market. La cosa mi divertiva perché adesso, tra l'altro, ho letto quest'ultima notizia che è di oggi, sì, 12 giugno, che la Hertz addirittura, che ha fatto il fulfillment per richiedere la bancarotta, insomma, ha dichiarato bancarotta a tutti gli effetti, vuole erogare altre azioni per quant'è che era un miliardo, mi pare, sì, un miliardo di azioni in più, che non va, cioè sono azioni di un'azienda in bancarotta, è veramente pazzesco il fatto che, come avevo puntualizzato in un post, tra l'altro, sulla mia pagina Facebook un po' no, ieri, non un po' di giorni fa, ma ieri, guardate, questo è un grafico di, sapete che è Robinhood, che è una piattaforma di trading principalmente utilizzata da utenti americani, condivide i dati sulle posizioni aperte fondamentalmente dai trader che fanno parte, appunto, che utilizzano questa piattaforma, non i dati delle posizioni, ma grossolanamente dei dati statistici, come il numero di utenti che hanno acquistato alcune azioni. E è molto divertente il fatto che durante gli ultimi movimenti c'è stata un'impennata dei retail, perché si tratta di posizioni comunque non di grossi capitali, che hanno acquistato alla cieca azioni a caso,
così giusto perché sono crollate. Ecco, io non riesco a concepire questa logica che prevede l'acquistare azioni solo perché il prezzo è calato, senza neanche guardare cosa si sta acquistando. Anzi, la logica che utilizza chi fa questi numeri è che più un'azione cala e più diventa interessante acquistarla. Cioè, in questo caso, come nel caso della Hertz che sto esaminando in questo momento, vedete, dopo la dichiarazione di bancarotta il numero di utenti che l'ha detenuta è cresciuto esponenzialmente, perché ovviamente il prezzo era crollato dell'azione. Il risultato è stato che ci sono state delle volatilità che, cioè, noi sulle cripto ce le sogniamo, ci sono stati dei per 2, meno 50%, nel giro di ore e giorni, veramente una volatilità fuori di testa. E infatti qua nei commenti leggo qualcuno: le ho prese a 1,2 e rivendute a 4,2 nel giro di un paio di giorni. Sarà pure una cosa assurda, ma funziona. Sì, ti è andata di culo, dai, non è che funziona, cioè veramente incredibile, è una roba incredibile, è una mano di blackjack questa. E mi sembra veramente che il mercato azionario stia diventando un qualcosa del genere. Cioè, se guardiamo l'SP500 per l'appunto, eccolo qua, oggi ha fatto un rebound un po', però, cioè, ha avuto una crescita totalmente ingiustificata. Cioè, dopo il drop da qua ha avuto una crescita pressoché pari a quasi tutto il drop, cioè incredibile. Addirittura il Nasdaq ha fatto nuovi massimi, il Dow Jones quasi, guardate, cioè come l'SP500, incredibile. Tutto questo è totalmente ingiustificato, perché se da un lato è vero che l'America, comunque, quando si perdono posti di lavoro, si creano crisi di questo tipo, fa molto più in fretta degli altri paesi a recuperare, però dannazione, cioè non mi sembra veramente lo scenario attuale. Cioè, non credo che a breve si recupererà questa situazione, quindi mi sembra un po' prematuro fiondarsi nel mercato azionario al punto tale da farlo ritornare al pricing che aveva prima della crisi. E poi, appunto, vedendo questi acquisti folli da parte dei retail, mi sembra veramente che non ci sia definizione migliore di bolla, insomma, per dirlo in maniera molto chiara. Però vabbè, non voglio parlare troppo, voglio subito lanciarmi sulle vostre domande. Allora, vediamo se siete sul pezzo. Vi ricordo tra l'altro che, appunto, qua se mi seguite, per chi è arrivato adesso, vedo che qualcuno sta commentando dicendo: questo è il mio primo live. Qua si guadagnano shitcoin. Cosa vuol dire? Ci sono questi punti fedeltà che voi guadagnate guardando il live, seguendolo. Ogni 5 minuti guadagnate una shitcoin, e se commentate, se partecipate alla chat, raddoppiano le shitcoin guadagnate. Ogni tanto compare uno scrigno in giro per lo schermo, cliccatelo, mi raccomando, perché è un più 2 shitcoin, compaiono a random e non a tutti. E alla fine, quando avrete 1000 shitcoin, cliccando il loghetto in basso a destra che vedete mettendo il mouse sopra allo stream video, potete vedere intanto quante shitcoin avete, e poi potete fare il redeem con 1000 shitcoin. Vi vincete 0,005 BTC, il mio bel giveaway simbolico, insomma. E niente, detto questo, iniziamo a leggere le vostre domande. Sì, non c'è nessuno, ti abbiamo fatto uno scherzo. Non è vero, lo so che poi vi manco, ma che siamo tutti qui gasati ai massimi. Bravi, questo è lo spirito giusto. Ciao a tutti, buonasera, presente. Mi hai promesso 2 shitcoin. È vero, è vero, è vero. Tu sei uno che mi ha divertito un sacco. No, tra l'altro, a parte il tuo promuovere il sondaggio per il sondaggio, la cosa che mi ha divertito molto oggi è che mi hai detto che l'ultima volta mi aspettavi quando c'era il ponte, insomma, c'era il festivo, mi aspettavi e non sono mai arrivato, perché in realtà avevo spammato su Telegram che non ci sarei stato. A tal proposito, vi invito tutti a seguirmi su Telegram, perché è lì che poi faccio i principali annunci. In ogni caso, ti sei guadagnato le tue 2 shitcoin per la pazienza. Andiamo avanti con le vostre domande. Allora, ciao a tutti i cripto investitori. Resistenza 9.500 attuale. Esatto, 9.500 è un po' un key point nel prezzo di Bitcoin, perché effettivamente l'approccio
che avremo con questo livello di prezzo. Adesso lo abbiamo perso, però c'è un po' di domanda ancora, quindi sarà curioso, e tra poco, quando andiamo a fare l'analisi del grafico, lo vedremo in maniera più dettagliata. Sarà curioso vedere come lo approcciamo dal basso, perché è quello che ci dirà cioè se l'offerta o la domanda prevalgono, e quindi le intenzioni che il mercato ha nel breve. Buonasera a tutti, whales, maledette whales che sempre dumpano. Però la cosa che vi dicevo prima è che, guardate, quest'ultimo dump, a differenza magari di ecco, guardate, si contrappongono bene. La differenza grossa, vi nascondo un attimo il volume profile per far meno confusione, tra ad esempio un movimento come questo o questo e un movimento come questo, vedete, è la maggior distribuzione nel tempo, ok? Questo movimento, come anche questo, è uno squeeze, un classico long squeeze o short squeeze. In questo caso rialzista è uno short squeeze, perché praticamente qua è stata una candelozza innescata da n liquidazioni di posizioni short in leva, mentre questa ribassista è un long squeeze, ovviamente, tra cui il mio, c'era anche il mio di long che è stato fulminato. Io avevo longato su questo supporto che è durato poco, in verità, dopo averlo conquistato, e avevo messo lo stop loss qua sotto, classicissima posizione, banalissima posizione, ma aspettavo più FOMO, invece sono stato brutalmente fregato dalle whales che mi hanno fatto questo bellissimo regalo. Scusate, mi sono dimenticato di mettere il telefono in modalità aereo, e se mi arrivano messaggi li vedete e sono molto molesti. Dicevo che praticamente questo movimento per intero è stato innescato per la maggior parte appunto da liquidazioni e stop. Da cosa lo vedo? Dal fatto che il volume è estremamente concentrato su una singola candela. E lo stesso il movimento, ok? Non c'è particolare follow up, c'è solo un tac, uno scatto, quello e lì finisce. Al contrario, se voi andate a esaminare quest'altro movimento, vedete che è maggiormente distribuito nel tempo. Abbiamo un tentativo di dump iniziato, poi abbiamo un po' di indecisione, poi una, due, tre, quattro, cinque candele, tutte una in fila all'altra, con cordi ribassiste. E questo è un movimento, per l'appunto, più distribuito, più organico, se così lo vogliamo chiamare, non concentrato in una sola candela. Poi vabbè, ci sono questi abomini di candele tipo questa, che sono tipiche di BitMEX, insomma, le conosciamo molto bene, le candele Darth Maul le chiamiamo, quelle, le spade laser, insomma. Niente, allora, io volevo tornare da voi, andare avanti con le domande, perché prima di analizzare per bene i grafici volevo aspettare ancora un pochino. Che ne pensi del BTCV? Stanno avendo un aumento notevole. Allora, BTCV che cos'è? Mi trovo impreparato. BTCV, sono i futures. Sono i futures della CME. Aumento notevole in che cosa? In open interest? Non so, andiamo a vedere se ci sono dei movimenti forti sotto quel punto di vista lì. Andiamo a aprire questa pesantissima pagina che ci dà qualche info sugli istituzionali. Allora, CME, in realtà non ci sono particolari movimenti lato istituzionale. L'open interest è un pelo droppato, mi pare. Passiamo dai 500 milioni ai, qua adesso ci vuole una vita perché è lenta, 414, si è droppato di un 20% ieri, quindi durante il sell off. Potrebbe essere che, insomma, qualcuno di loro abbia partecipato nel sell off. Qua già vedete l'open interest che non si è particolarmente mosso, commenteremo più avanti. Adesso chiudo questa pagina, altrimenti mi paralizza completamente il computer, che da un lato ho l'OBS che registra e mi ciuccia tantissime risorse, dall'altro pure quello, è un delirio. Allora, rompiamo, perché una resistenza quando rotta rialzo in modo significativo diventa un supporto? Allora, questa domanda effettivamente è utile da capire, perché lo si legge sempre, però nessuno capisce mai il perché effettivo, ed effettivamente è utile capirlo. Allora, il discorso è questo. Immaginiamoci, facciamo un caso concreto, per esempio, immaginiamoci, che ne so io, questo livello qua, 8.740. Questo,
che è un supporto attualmente molto forte. In passato è stata una resistenza, in particolare un'altra legge che vale abbastanza bene è che un livello di prezzo su un time frame più ampio è molto più significativo di uno su un time frame più ravvicinato. Io di solito guardo e do maggior peso, come notate dal mio grafico, ai livelli trovati su time frame settimanale. Su Bitcoin lo trovo un giusto mezzo tra la velocità e la significatività, nel senso non è troppo lento, perché se si va sul mensile ovviamente abbiamo dei movimenti molto più lunghi riferiti a cicli molto più lunghi, mentre il settimanale si sposa bene col giornaliero. Di solito io sposo bene settimanale, giornaliero, giornaliero 4 ore, 4 ore, 1 ora e poi vabbè non ci arrivo più perché sull'intraday sapete che non opero. Tuttavia, per andare a esaminare il daily, il giornaliero, ci sta andare a guardare il settimanale come dire time frame padre, chiamiamolo così, e andare a individuare i supporti e le resistenze. E tra l'altro empiricamente anche soltanto si vede che si comportano bene, fanno il loro sporco lavoro. Quindi la prima cosa che faccio nel andare a esaminare un grafico è andare a prendere il time frame settimanale, tracciare i miei supporti e le mie resistenze. Come vedete su questo grafico di Bitcoin, una importantissima con cui tra l'altro siamo alle prese in questo periodo è proprio 8750, con cui farò questo esempio. Andiamo adesso al daily e vediamo un po' come ci siamo comportati. Allora, arriviamo qua, che è ancora una resistenza. Perché una resistenza? Perché fondamentalmente in passato quello che è successo è che l'abbiamo violata a ribasso e magari prima di violarla a ribasso, perché ovviamente se non ci siamo sotto non è una resistenza, ha respinto o arginato più volte i movimenti, ok? Tra l'altro la forza di un supporto di una resistenza è tanto maggiore quanto è maggiore l'impatto che il prezzo ha con essa. Cioè se abbiamo ad esempio, guardate questa è tipica, è fortissima questa resistenza a 10.200, perché il prezzo ci è arrivato in gran corsa, ci si è schiantato contro ed è stato brutalmente respinto. È altrettanto forte per il medesimo motivo questo supporto qua sotto. Io di solito li metto alla chiusura, attenzione, delle candele, non alle shadows, perché altrimenti si perde il riferimento sul time frame. Ci è venuto dentro in corsa e poi è rimbalzato con forza, questo lo rende un supporto molto forte. Cosa succede? Succede che il mercato si ricorda l'approccio che ha avuto, si ricorda che 5.400 è stato un livello di prezzo in cui si è fatta viva la domanda. In realtà 5.400 è sotto in questo caso, perché abbiamo delle code. Sotto si forma quello che io chiamo pool di liquidità, ok? Il prezzo è arrivato lì, è sceso sotto, la liquidità si è innescata in domanda e ha respinto con vigore il prezzo. Si è creato un livello chiave perché il mercato ha memoria di questo fatto. La prossima volta che andremo ad approcciarlo, quindi, se fosse ad esempio dall'alto, per forza di cose, questo livello di prezzo di nuovo andrebbe a innescare dell'altra liquidità che lo terrebbe d'occhio, perché qua si sono aperte e qua sotto tantissime posizioni rialziste, long, che hanno respinto il dump del prezzo e pertanto c'è interesse a difendere quella posizione lì e tutto il mercato lo sa perché lo vede dal grafico. Se il livello di supporto viene violato al ribasso, cosa ci dice questa cosa? Un messaggio fortissimo, perché ci dice che non c'è stato abbastanza interesse a difendere più questo livello di prezzo qui. La domanda è venuta a mancare a favore dell'offerta, che si è palesata più forte che mai, ha abbattuto il livello di prezzo e quindi l'offerta diventa interessata adesso a difendere qua e sopra, e si viene a creare con tutta probabilità un pool di liquidità qui sopra, e il livello di resistenza rimane ovviamente il livello chiave che abbiamo esaminato prima. Ogni avvicinamento quindi a quest'area innescherà liquidità in short e pertanto tale livello appunto diventa una resistenza. Alla fine è mera psicologia di mercato, nel senso che immaginandosi il mercato come un insieme di persone per l'appunto interessate a fare profitto, chiaramente laddove si accentra l'interesse di tanti si crea un livello chiave. In base ovviamente alla direzionalità di tale interesse, che si rivela soltanto una volta che il mercato approccia i livelli chiave, si capisce se quel livello appunto diventa un supporto e quindi l'interesse direzionale è rialzista, o una resistenza e quindi l'interesse direzionale è ribassista. Spero di essermi fatto capire, perché è un concetto veramente utile e interessante. Rompiamo il ghiaccio. Ciao Luca, secondo te può essere utile misurare col Fibonacci
il ritracciamento del singolo impulso e non tutto il trend e confrontarlo con i precedenti swing in modo da stimare la probabilità di raggiungere certi livelli? Guarda, ti dico, ti do una risposta, in parte sì, in parte no. In particolare, cioè mi spiego meglio, ha senso sì, la parte sì è che ha senso andare a misurare con Fibonacci il ritracciamento del singolo impulso, perché ti dà semplicemente le aree, i livelli chiave per cioè da andare a tenere sotto controllo, e ci sta a dire io voglio vedere i livelli chiave magari non dell'intero movimento, adesso lo volevo anche andare a prendere, allora Fibonacci, magari c'è, cioè, la differenza è dire io voglio l'intero movimento, quindi bottom to top, tutto il mio impulso, cioè tutto questo movimento, altrimenti l'alternativa è io voglio soltanto, che ne so, questo primo movimento dal bottom al top qua, che poi è ritracciato per vedere appunto i livelli chiave, che ne so, io a questo punto, scusate, volevo abbassarlo un po' per arrivare alla prima shadow, io arriviamo qui, dico boh, traccio il mio Fibonacci, bene, vediamo i livelli chiave, 38,2 qua, tac, ha rimbalzato sul 38,2, si è generata domanda, è un segnale molto bullish e quindi ci sta, vedete, ha senso. Ovviamente il tutto diventa poi come dire, rapportato al movimento in essere, quindi se andiamo a prendere un submovimento, quindi un singolo impulso come dicevi tu, il ritracciamento che ne conseguirà sarà da considerare come un ritracciamento più ristretto, e quindi magari se si arriva a dei livelli come il 78,6 già perde di valore l'intero movimento, perché ovviamente cioè, come dire, un singolo impulso che è parte di un movimento rialzista mi aspetto che abbia come fase di ritracciamento un ritracciamento decisamente più contenuto poi dell'intero movimento terminato, che poi invece ritraccia in maniera marcata. Quindi se magari l'intero movimento ci sta che mi vada a ritracciare a 78,6 o a 50%, ci sta meno, secondo me, da mio parere, mia analisi, che questo ritracci del 78,6, perché altrimenti diventerebbe, ecco adesso ovviamente mi resetta su tutto, diventerebbe un impulso così, cioè non ha già più la faccia di un impulso, per capirci, e quindi c'è da rapportarlo a quello. La parte no è il discorso della stima delle probabilità, che è una cosa che a me personalmente non piace, non è un no come dire è sbagliato, perché il giusto e lo sbagliato è soggettivo in questa disciplina, ma a me non piace l'idea di andare a vedere in passato quanto ha ritracciato ogni impulso e stimare una probabilità sul futuro in base a quello, perché dipende più da condizioni locali, ok? Quali, quanta liquidità c'è, quanti volumi ci sono, il bilanciamento domanda offerta, che è raro che si replichi allo stesso modo, e quindi andare a trasporre uno status passato, quindi un ritracciamento del passato sul futuro, sul presente, rischia di diventare un'approssimazione errata. Quindi sì a Fibonacci, perché è un tool fantastico, ma secondo me no all'abuso di Fibonacci come strumento predittivo. È uno strumento utile secondo me per gestire il rischio, per cercare magari confluenze su supporti e resistenze e per valutare un bias. Banalmente a volte si può dire, cosa che ad esempio io ho fatto proprio sull'ultimo movimento, ve lo riporto anche. Allora io vado a prendere il mio movimento e dico, che ne so, guardate, qua in quest'area, che è il 50% del movimento stesso, dell'impulso stesso, shadow to shadow, si annida quest'area di bottom, questo costrutto di bottom, che come sapete io ho definito un po' il mio decisore di bias del momento, che vuol dire che finché rimaniamo sopra a questa area, io sono bullish, se scendiamo qua sotto io divento bearish, e questo è il mio macro, ok? Guardate, questa va a corrispondere con lo 0,5 circa e il picco basso arriva fino quasi a 61,8, quindi banalmente se volessi andare a posizionare uno stop loss basato su un entry in questa zona, per esempio, lo andrei a mettere già che ci sono sotto il 61,8, giusto per approfittare anche di Fibonacci. E inoltre a volte, banalmente, se non ho dei decisori di bias così forti come possono essere un costrutto di bottom precedente, si può banalmente utilizzare Fibonacci dicendo se scende sotto il 61,8 io divento bearish, ma solo perché ha ritracciato tanto, ok?
quindi come appunto definizione di bias che vale, questo sì, anche sull'impulso breve, sul piccolo movimento anziché sul totale, ovviamente con il livello di ritracciamento rapportato all'ampiezza del movimento stesso. Ad esempio, come dicevamo prima, se un primo impulso rialzista poi ritraccia più del 50%, caspita, non so se è un, cioè se avrà follow up, perché ha visto una svendita notevole e magari mi viene meno voglia di aprire il long su un eventuale retest o cose simili. Spero di essere stato utile, insomma, con questo commento, e grazie per la domanda. Domanda sul liquidation price future Bitcoin dollaro. Ho una posizione aperta long future, prezzo d'acquisto 9337, con liquidation price a 6372. Bravo, adesso tutte le balene l'hanno letto e adesso ti damperanno in fronte. No, scherzo. Conviene togliere un po' di margine per piazzare un prezzo d'acquisto a 8.300 in vista di un dump, oppure è meglio stare più tranquilli, fermi in posizione? Non è un consiglio finanziario, ma vorrei capire un ragionamento. Guarda, io ti dico, bisogna assolutamente evitare in qualsiasi caso la liquidazione, quindi consiglio è di mettere uno stop loss che ti impedisca di andare a finire liquidato, perché se vieni liquidato ti si aggiunge una fee allo stop, cioè la liquidazione non è da vedere come uno stop loss perché c'è una fee in più che va a rimpolpare le tasche di Arthur o di chi per esso, il suo come dire insurance fund, che non ci piace andare a riempire noi. Quindi io ti direi, l'unica cosa che deve essere chiara come l'acqua è che non ti devi fare liquidare, quindi il tuo stop loss deve essere maggiore, se sei long, del liquidation price. Detto quello, sono calcoli che dipendono dal capitale a rischio che vuoi, con cui ti vuoi esporre, da quanto ti vuoi esporre long, dal resto delle tue posizioni. Fondamentalmente, se tu non lo so, ritieni di non essere sufficientemente esposto long, potresti andare a fare un compounding, quindi un altro ingresso su un prezzo più basso, abbassare il prezzo di carico e quant'altro, però così facendo ti esponi di più long, ok? Quindi fermo restando che il tuo stop loss è maggiore del prezzo di liquidazione, ti direi che il resto dipende da quanto ti vuoi esporre e come ti vuoi esporre, banalmente, ok? Quindi è una cosa che dipende da te. Che ne pensi del nuovo ban di Bitcoin da parte dell'India? Vabbè, ormai non ci faccio nemmeno più caso, è un po' la come dire, la moda bannare Bitcoin, poi dire no, non lo banno, poi sì, poi no. Pasquale, grazie ancora per l'aiuto con Ledger Nano S. Guarda, che dire, mi fa piacere che sei qui live con noi e mi spiace per quello che ti è successo, ma da un lato sono contento, lo racconto anche agli altri amici. Fondamentalmente c'è un'applicazione che di phishing, un falso Ledger Live per Android. State attenti a tal proposito, quando andate a scaricare le applicazioni degli hardware wallet assicuratevi al 100% che siano quelle originali e soprattutto sappiate che non è che appena le aprite vi chiedono le parole del seed, se lo fanno probabilmente sono phishing, sono truffe. Fortunatamente, come è giusto, hai avuto prudenza e hai mosso pochissimo come primo tentativo e soprattutto poi li hai subito tirati via appena hai scoperto della fregatura e ne sei uscito indenne, mi fa strapiacere. Ne approfitto per dire a tutti, attenzione, mi raccomando, con le truffe che sono dietro l'angolo. Diciamo che il mercato ha avuto quello che si merita. Sì, il mercato ha sempre quello che si merita, è inutile, non ci si può andare contro. Sto provando ad abbonarmi con Twitch Prime, ma continua a darmi errore. Mi spiace. Twitch Prime ce l'ha chi ha Amazon Prime e chi ce l'ha può abbonarsi gratuitamente al mio canale Twitch, che non cambia niente per voi, perché io voglio dare contenuti a tutti in maniera indistinta, da chi si abbona o non si abbona. Non vi chiederò mai, non darò mai contenuti premium solo per alcuni, ma è un modo per sostenere il mio lavoro e se lo volete fare abbonandovi mi donate una cifra periodicamente, 5 euro mi pare, e si può fare o a pagamento oppure con Amazon Prime in maniera gratuita. Non so perché ti dà errore, non saprei che dire, guarda. Che ne pensi del modello stock to flow? Sono l'unico a pensare che siano tutte fantasie fatte da chi pensa che una crescita può durare per sempre. Guarda, mi sono espresso più volte sul modello stock to flow e la penso esattamente come te, nel senso che per me il modello stock to flow è un bellissimo modello,
fatto per spiegare il passato, ok? Quindi finora ha funzionato, domani potrebbe già smettere di funzionare, è un modello che non ha valenza predittiva per quanto mi riguarda, perché dà per scontate delle cose che scontate non sono, ok? Quindi non si può pensare che la domanda sia sempre costante, che l'offerta sia sempre costante e basarsi soltanto sulla scarsità, perché è un mondo un po' dei sogni, ok? Tutti quanti ovviamente speriamo che ci sarà sempre domanda per Bitcoin e che la speculazione passerà in secondo piano. In tal caso magari potrà diventare più veritiero un modello simile allo stock to flow, magari non proprio quello che prevede cifre disarmanti, ma un qualcosa che preveda la crescita del prezzo in maniera organica, in maniera più lenta e strutturata, più legata al suo valore, al suo network effect, alla sua adozione e quant'altro. Però io credo che al momento non abbia nessun senso un modello di quel tipo, perché primo, il prezzo è guidato dalla speculazione e quindi è difficile dare un fair value, un valore giusto, corretto, un valore vero a Bitcoin. Se vi chiedessi secondo voi quanto vale Bitcoin, è una domanda che faccio sempre in maniera provocatoria a tanti quando se ne parla, no? Qualcuno mi dice: ma sì, in futuro il prezzo sarà XYZ perché ci sarà adozione, eh? Io vi chiedo, ma quanto vale Bitcoin? Cioè, cos'è che ti dice quanto vale Bitcoin? E guai a chi mi risponde: il prezzo, il valore del mining, il costo, quello... No, non ha senso, è speculazione il prezzo di Bitcoin al momento, che ovviamente la speculazione poi prevede un futuro, cioè come dire, un... Cioè, speculare vuol dire prevedere il futuro in un certo qual modo. Se io vedo un prezzo alto, vuol dire che la speculazione vede che in futuro varrà di più, e molti sono come dire in sintonia con questa cosa. Ma perché ovviamente affascina Bitcoin, tutti quanti ci crediamo, io per primo ci credo e spero che abbia il ruolo che merita in futuro, e sono molto convinto che lo avrà, a dirvi la verità. Ma da qui a dire varrà 100.000, 1 milione, 5.000, 10.000, vi direi veramente che, cioè, non vi saprei rispondere su quello, perché potrebbe benissimo essere mass adopted ma valere 5.000 dollari, perché magari la speculazione si spegne un po', si arriva a una domanda più distribuita, più organica, ma magari meno speculativa. Cioè, è un discorso veramente complicato. Sondaggio, tutti chiamate il sondaggio, e quindi io vi faccio il sondaggio, ve lo chiedo: secondo voi quanto vale Bitcoin? Mi spiace che non ci sia la possibilità di andare a inserire un campo libero, però ci proviamo. Allora, proviamo a fare più opzioni. Allora, sondaggio, nuovo sondaggio, abbiate pazienza che sto arrivando. E poi: un Bitcoin vale un Bitcoin, qualcuno chiede, qualcuno dice. Quella credo che sia la miglior risposta che tu mi possa dare. Allora, nuovo sondaggio: quanto secondo voi, quanto vale Bitcoin? Allora, io vado per ordini di grandezza, eh? Facciamo 1000 dollari, 10.000 dollari, 1 milione, no, 100.000, dimenticavo, dollari, 1 milione di dollari, e facciamo anche 100 dollari, vedete se c'è qualche permabear incredibile, durata 10 minuti. Inizia sondaggio, votate, il sondaggio è sopra la chat, tirate giù il menu a tendina e cliccate sul vostro voto. Allora, vediamo, sono curioso di vedere cosa ne pensate. È una domanda che non avrà mai fine, secondo me, quella di dare un fair value a Bitcoin. Cioè, veramente, pesare speculazione, pesare valore, domanda, offerta, tutto è un casino, il mercato è un macello. Guardate adesso lo stock market, cioè, secondo voi lo stock market vale quello che è? Cioè, vale il prezzo che ha, scusate? Cioè, assurdo, basta. Allora, andiamo avanti. Secondo me l'azione Hertz varrà, secondo me, all'incirca 40 shitcoin, addirittura 40 shitcoin. Io mi terrei le shitcoin. Io sto fuori dall'azionario da un mesetto, questa situazione mi puzza troppo di artificiale. Guarda, io sull'azionario ho avuto una storia, come dire, abbastanza breve ultimamente, perché durante il calo mi ero esposto un pelino short sull'italiano. Nel frattempo, quando il calo è divenuto una roba disumana e si erano visti
visti i primi segnali di rallentamento e delle cose regalate, come ho fatto qualche acquisto delle azioni della Eni sotto i 7 euro per capirci, e cose di questo tipo, qualche acquisto spot l'ho fatto di azioni. Dopodiché, quando ha visto vi faccio vedere anche il grafico che aiuta di più, c'è stata una fase di consolidamento molto lunga del mercato italiano azionario, che è stata poi rotta a rialzo. Eccola questa, ok? Vedete, qua c'erano i primi segni di lateralità. Primo, guardate, tra l'altro una candela di arresto anche qui, questa qua, e segni di lateralità che mi hanno fatto dire, boh, teniamo aperto lo short e intanto iniziamo a pescare qualcosina. Ok, poi abbiamo rialzato, abbiamo fatto questo range molto duraturo e io qua ho detto, boh, se questo range finisce rotto a rialzo, comincio a chiuderli gli short. E così fu. Adesso vediamo, perché se dovessimo ritornarci dentro, mi sa che il click sullo short ci scappa di nuovo. Vediamo un po', vediamo anche come va l'americano. Vediamo come vanno le cose e insomma come cambia il sentiment degli investitori, che è una cosa veramente folle ultimamente. E che dire, quindi sì, sull'azionario sta diventando un blackjack ultimamente. Sui mercati tradizionali vince la Fed, e direi proprio di sì, stampa ai massimi la Fed. Finalmente riesco a seguire un tuo live su Twitch, grande, mi fa piacere che c'è un po' di gente nuova, spero che vi piaccia. Due domande: quale ritieni essere la migliore carta cripto, soprattutto per il discorso cashback, credo? Conosci Zerion? Che ne pensi? Allora, Zerion non la conosco. Sulla miglior carta cripto è una domanda che sto cercando di, a cui sto cercando di trovare una risposta. Ho recentemente ordinato Monolith, che è basata su un wallet non custodian, quindi di cui tu detieni le chiavi private, che è decentralizzato e che teoricamente non dovrebbe avere fees. A voi lagga la live, scusa, pausa un attimo, perché vi dico che se vi lagga la live, nelle impostazioni potete modificare la risoluzione. Mi raccomando, magari abbassatelo un po' se vi lagga. Dunque, tornando alla carta, per ora io sto utilizzando quasi esclusivamente Wirex, di cui la sua fee mensile chiudo un occhio, mi sta sulle palle ma chiudo un occhio. E per quanto riguarda le fees dell'1% sull'acquisto e vendita, con lo 0,5% di cashback le porti via abbastanza bene, quindi per ora è la carta che preferisco. Ti offre anche un conto bancario, dei servizi, è ben fatta, è accettata un po' dappertutto, quindi per adesso io sto usando da tempo e continuo a utilizzare la Wirex. Ho provato la Coinbase Card e la boccio. Adesso volevo vedere quando esce la Edu Card, la sto aspettando anche quella, sto aspettando la Crypto.com e sto aspettando la Monolith. Chi me la manda per primo ve la recensisco e vi condividerò tutto. Finalmente ora riesco a seguire sempre le tue live, mi fa piacere, molto molto piacere. Più gente c'è in live, più sono gasato. Ti seguo da molto su TradingView. Su TradingView, caspita! Allora sei proprio uno dei primi. Su TradingView ultimamente non ci ho più scritto molto, non ho più condiviso, perché vedo che non è che ci sia molto pubblico, quindi non lo so. Da oggi ti seguo anche su Twitch e Discord. Oggi anche per me è la prima live. Ma che bello, un battesimo oggi per molti. Grandi, mi fa strapiacere. Come si chiama il gruppo Telegram? Allora, il gruppo Telegram si chiama sempre The Crypto Gateway e trovate il link nelle descrizioni di tutti i miei video su YouTube. Lo spam, lo scillo, ovunque, ovunque. Cosa ne pensi dell'impennata? Ok, qua siamo tornati alle domande di prima. Pensi che si avranno sblocchi per l'utilizzo in modo completo di OKX per noi e di maltesi? Guarda, io ci spero veramente tanto, perché ci sono delle fees che mi fanno una gola pazzesca, volumi anche, e mi sto trovando bene, lo sto usando un po' per il margin, mi sto trovando bene e che dire, spero proprio che lo sbloccheranno. Se lo sbloccheranno, io credo che non utilizzerò altro exchange al di fuori di OKX. Dunque, io insisto con Raven Protocol. Allora, dov'è, che cos'è? Qualcuno chiedeva di Raven Protocol, beh, magari poi guardiamo il grafico. I bitcoin si dichiarano nel 7.30, ma al momento ci sono, cioè non c'è una legge specifica, però si dice, cioè dicono, ormai la posizione comune è questa, che vanno dichiarati sempre nel quadro RW, a meno che non siano detenuti su un exchange italiano. Se sono su wallet, se sono su exchange esteri, vanno dichiarati a prescindere dalla quantità, ok? Importantissimo questo. Consiglio mio personale, due chiacchiere con un commercialista non fanno mai male se detenete un po' di BTC.
Io però vorrei avere un amico che lavora in una whale, magari che ci dice guarda che adesso. Tra l'altro oggi stavo guardando un video che l'ho condiviso anche sul gruppo Discord di come lavorano in FTX e c'è Sam, il CEO, lì, il ricciolone, che era lì davanti a 54 monitor mentre gli faceva l'intervista, parlava, ah sì, yeah, parlava, diceva cose, intanto cliccava, chiudeva, apriva ordini, parlava con quello di fianco dicendo hai visto c'è un sell wall su Binance, chiudi short lì, long lì, è un pazzo, folle, folle. E vabbè, sarebbe divertente. Lavorare per un po' lì dentro sarebbe un'esperienza, però mi sa che ci vorrebbero, insomma, cioè, secondo me è un robot lui, è nel corpo di un umano. Per ogni tuo messaggio che vediamo dal tuo cellulare vogliamo una shitcoin. Ehi, mi volete spennare? A parte che adesso è in modalità aereo, quindi nada. Sono nuovo su Twitch, però ti seguo sempre su Telegram e sul Tubo. Sei un grande, i consigli sono un must. Mi fa piacere, grande, più uno, più uno. Ciao anche per me, primo live. Mamma mia, tutti, tutti. Ciao, ti ho mandato un messaggio su RD stamattina. Ah, ma sei tu quindi. Hai ragione, però non ho purtroppo avuto ancora il tempo di ascoltarlo. Fondamentalmente mi hai, cioè lo condivido anche con gli altri, mi hai shillato tantissimo RD e me ne hai detto i motivi che poi ascolterò e eventualmente, se saranno cose interessanti anche a tutti, condividerò magari su Telegram. Purtroppo sono tornato dall'ufficio, mi sono fiondato subito qua a fare il live. Ciao. Come prepararsi per un possibile aumento del valore della DeFi? Investire in Ether e EOS? Beh, EOS con la DeFi non c'entra mica tanto. Ether, che dire? Sì, Ether è un buon investimento se credi in Ether più che nella DeFi, quindi oddio, anche cioè la DeFi è una grossa fetta ultimamente di interesse per la blockchain Ethereum, quindi ci può stare come ragionamento. Che dire? Sì, cioè si può investire anche direttamente nella DeFi, ci sono alcuni token come Maker, come quello di Aave, Ethland, che tra l'altro sta sparando veramente in maniera incredibile e poi magari lo guardiamo. Quindi cioè, se prevedi un aumento della DeFi, in seconda battuta io metterei Ether, in prima battuta magari i token DeFi. Che ne pensi di OGN? Non conosco, non conosco, non conosco. Ok, poi magari guardiamo il grafico. Questo momento di indecisione, come conviene comportarsi con le altcoin più in forma? Aprire una posizione e poi seguirla spostando gli stop se andiamo in profitto? Allora, io di solito per le altcoins, per seguire, per piazzare eventuali long, faccio uno step. Cioè più step. Il primo è esaminare il loro trend macro, quindi su time frame settimanale. Se si tratta di higher highs, higher lows, quindi andamento crescente, ottimo, flag positivo, flag verde, check, e quindi andiamo a vedere magari il grafico giornaliero. Se è un grafico che inizia a far vedere qualche segno di rallentamento dell'uptrend e magari Bitcoin è lì che cigola, che rischia di strappare da una parte o dall'altra, ci può stare qualche limit buy in basso su dei supporti importanti in basso, più in basso, proprio per cercare di scalpare il rimbalzo, insomma, una cosa di questo tipo. E magari poi vediamo anche qualche esempio e poi eventualmente sì, fare un trend follower sulla prosecuzione rialzista, perché se apriamo un long su una coin proprio per seguire il trend macro, l'ipotesi è proprio quella, fare un buy the dip su un time frame più breve per poi cavalcare il macro trend. Una panoramica su Stellar. Bella, Stellar lo guardiamo assolutamente. Ciao, volevo chiederti se riesci a pubblicare la porzione di script per avere apertura, chiusura e long e short con un solo alert. Sì, che l'aveva fatta un amico della community di Discord che è veramente stato un grande, ha fatto questa trovata geniale e quindi sì, lo condividerò. È finito il sondaggio, il vincitore è tra 10.000 e 100.000, però io voglio vedere anche tutti i risultati. Allora, secondo voi Bitcoin vale? Secondo 21 di voi 10.000 e altri 21 dicono 100.000. Poi ci sono 7 Moonboy che dicono 1 milione, magari. Poi ci sono 6 che dicono 1.000 e 6, 4 bears, perma bears che dicono 100 dollari. Saranno short 100 per sicuramente. Bene, bene, tra 10.000 e 100.000, insomma, siete tutti bullish. Bello, bello, bello. Allora, comincerò a tenerne conto.
Allora, io non oso pensare a quanto dormi meno dopo aver pubblicato quello script per la strategia su TradingView. Sì, no, ma in realtà mi piace molto il fatto che ci sia un sacco di interesse verso il trading automatico. La prossima settimana, se siete gasati ancora, se è un argomento che vi gasa ancora, credo che pubblicherò un'altra strategia. Non lo so, ditemi voi se la volete oppure no, sempre trend follower. Allora, io quasi quasi farei una pausa alle domande. Stavo scorrendo rapidamente, rapidamente. Ok, sì, ce ne sono tante, ma magari rifatemele dopo. Io farei una pausettina e andrei a vedere il grafico di BTC. Cosa ne dite? Allora, ci ho aperto dietro anche Telegram, lo chiudo, se no mi continuo a spammare notifiche. Allora, cripto. Torniamo sulle cripto, basta azionario. Allora, BTC. BTC, guardate, vi dicevamo poco fa che il key point è 9.500. Ed effettivamente guardate come ci stiamo comportando. Allora, 9.500 è un supporto resistenza che nasce sempre su time frame settimanale, è di più breve durata perché nasce a metà 2019 e poi da lì si è sempre comportato bene come supporto, come resistenza, come resistenza e poi come punto di attrazione. In questo caso è un punto di attrazione che funge da range middle, se lo vogliamo chiamare così, e crea oscillazioni intorno a sé. Infatti, se andiamo a vedere il volume profile, rievochiamolo subito, vedete che all'interno del range, insomma, qua è dove abbiamo i picchi principali di volumi e quindi sono le aree più sentite dal punto di vista degli scambi, no? Torna subito da me. Quindi, l'approccio con i 9.500 è il primo elemento di cui tenere in considerazione per vedere il bias del mercato all'interno di questo range. Come vedete, qua in questa area in cui gravitavamo fino all'altro ieri, prima del sell-off, ci trovavamo all'interno spiaccicati da due pool di liquidità. Sopra avevamo 9.800-10.000, sotto avevamo 9.500 a scendere. Ok, questo in realtà è un po' più complicato da definire. Sull'immediato breve avevamo questa area, però estendendolo anche al passato, vedete, avevamo anche questa area. Questo rettangolo rosso è tutto un pool di liquidità, volendo, abbastanza importante, perché si trova appunto appena lì sotto. In passato è stato testato più volte e solitamente il risultato di questo approccio è che se abbiamo un'offerta preponderante durante questo pool di liquidità, ovvero assorbiamo la liquidità al suo interno, il target di solito è il range low. Al contrario, quando abbiamo della domanda che si palesa, che ritorna bella viva e vegeta, il target diventa il range high. Okay? La dinamica del range è praticamente questa. Andiamo ad attingere dai pool di liquidità e ci andiamo a sbattere contro quello opposto. Per il momento, cioè fino a poco fa, i due erano questi. Adesso c'è da vedere come reagiamo, visto che siamo nel pieno di un pool di liquidità, questo qua in basso. I casi sono due. Il primo caso, scusate, tiro via queste due linee che sono totalmente useless. Allora, il caso numero uno è che questo supporto 9.500 diventa una resistenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che adesso abbiamo bucato con vigore durante questa candela tale supporto, abbiamo attinto dal pool di liquidità e adesso c'è da vedere se la liquidità da cui abbiamo attinto, cioè che se come dire, l'innesco della liquidità da cui si è attinto è stato usato per fillare dei long, perché banalmente si sapeva che questa è una stop area e quindi andare a spingere il prezzo qui dentro significa andare a innescare degli stop e magari le whales erano interessate a farlo per fillare i long, perché ovviamente generano liquidità in offerta e quindi fillano long con meno slippage, quindi muovendo meno il prezzo loro riescono a fare degli acquisti più massicci e questo si tradurrebbe adesso in una generazione di domande, in un follow-up in domanda. Al contrario, se invece questo sell-off era un sell-off effettivo, quindi una volontà di vendere, di chiudere posizioni, di shortare, significa che la domanda non deve essere impulsiva, non si deve avere un follow-up in domanda, ma un follow-up in offerta. Quindi, in particolare, con l'approccio al retest di questa resistenza. Ad esempio, questa candela
sembra indicare, adesso non c'è ancora chiusura, ma sembra indicare una situazione di quel tipo lì. C'è da vedere, ripeto, come chiudiamo, perché se chiudiamo ovviamente qua sopra abbiamo una situazione bullish per quanto mi riguarda e tra poco ci arriviamo. Se invece chiudiamo appunto sotto i 9.500 con dello spazio, anche più spazio c'è e peggio è, ovviamente abbiamo una situazione in cui il pool di liquidità non ha fatto il suo lavoro di respingere dalla parte opposta, quindi c'è stato un sell off banalmente per chiudere, non per generare liquidità sulla quale fillare dei long, e pertanto lo scenario è più bearish e il target più probabile è il range low. Poi ovviamente dal range low si apre tutto il ventaglio di scenari successivi che dipendono da come approcciamo il range low, cioè si genera domanda sul range low, il range low cede, cosa succede insomma qua, e da lì poi si opererà a dovere. Magari se vi interessa possiamo anche fare qualche abbozzo, ma è abbastanza semplice la cosa, del tipo che se andiamo a creare un'altra leg down, arriviamo qui. Qui ci può essere scenari di vario tipo, anche in questo caso ricordiamoci che sotto al range low c'è un pool di domanda molto forte, perché sotto all'high e al low dei range c'è sempre un pool di liquidità, e spesso e volentieri tale pool di liquidità, vedi quello che è successo in passato ad esempio qui e ad esempio qui recentemente, questo pool di liquidità diventa un invertitore di movimento, quindi se stiamo attaccando il range low lo buchiamo, si innescano tutti gli stop del caso, liquidità generata, long fillati, ed è il discorso che facevamo prima, e si genera o il cosiddetto fail swing, quindi una shadow che entra fin qua e la chiusura che poi è dentro al range, oppure nel peggiore dei casi, perché è il pattern più infame, un fake out, quindi candela chiusa fuori, candela che riporta dentro, magari addirittura candela chiusa fuori, appiattimento dei volumi, candelina insignificante e poi BART dentro, che è un altro tipico di Bitcoin come pattern, altrimenti addirittura se non si attinge dal pool di liquidità ma c'è domanda molto forte, range low, domanda subito, respinta, e questi sono tutti gli scenari long sul range low. Ricordiamoci che il bias è bullish, quindi ci viene voglia di longare il range low, altrimenti se lo perdiamo, ovvero chiusura fuori, N candele che confermano con volumi che rimangono sopra la media, perché se si chiude fuori da un range importante, ma aspetto che comunque domanda e offerta si picchino abbastanza, non che si appiattiscano, altrimenti rischia di diventare un BART, e quindi questo è uno scenario short. In particolare se all'appiattirsi dei volumi e alle N conferme che ci sono qui è accompagnato una flessione debole verso il range low, in tal caso solitamente poi si palesa improvvisamente offerta, si shorta qua e si targettizza il supporto successivo, che sarebbe 7600. Sto correndo troppo, sto andando un po' troppo avanti, non volevo fare questo, volevo rimanere negli scenari immediati. L'altro scenario quindi, che non è quello bearish ma bullish, che non è quindi il retest dal basso e l'ulteriore dump al palesarsi di altra offerta, vedete, attenzione, perché oggi la domanda si deve far sentire subito all'approccio con i pool di liquidità, perché altrimenti l'offerta rischia di dare follow up prima di lei. Se la domanda si fa sentire, ovvero primo segno che chiudiamo di nuovo qua sopra, quindi il reclaim dei 9.500, tac, così, questo è un segno che per me è molto molto bullish, perché l'andare a fare un pool di liquidità intermedio all'interno del range in domanda in uno scenario bullish lo rafforza terribilmente, perché indica che c'è tantissima domanda pronta a scattare, ok? C'è una situazione macro che è già rialzista di suo, questo impulso che si è verificato dal basso fin qua, che ha toppato al massimo è in una lateralizzazione in un range. All'interno del range si possono andare a vedere certe dinamiche in cui si vede se prevale la domanda e l'offerta, in particolare con range low e con range high dal lato macro appunto del range, ma addirittura a volte all'interno del range si formano dei pool intermedi, e quando succede, cioè se ad esempio qua si forma un pool di domanda che si fa fatica a bucare, rafforza terribilmente il bias bull,
bullish, proprio perché fa vedere che i bulls difendono addirittura non solo il range low, quindi non è più un gioco tra range high e range low, ma addirittura magari il range middle, lo rafforza veramente tanto, e questo fa venire voglia di aprire una posizione long, ad esempio speculativa, con primo target il range high, ma prima o poi una delle due barriere cederà, mannaggia, range low e range high, martella, prima o poi mi auguro che qualcuna delle due lascerà andare e definirà il prossimo movimento. Tra l'altro consideriamo il fatto che questa lateralizzazione inizia a diventare notevole, sta durando da più di un mese, 43 giorni, e quindi questo la rende veramente fondamentale. Cioè abbiamo stabilito un nuovo fair price che si trova in questa area, questo range è il nuovo fair price, il lato in cui verrà rotto avrà un impatto fortissimo sul movimento futuro. Cioè se da qui iniziamo a dumpare con follow up, rischia di andare a farsi benedire subito il bias bullish, ok? Io personalmente, se dumpassimo sotto al range low e si verificasse lo scenario bearish di cui parlavo prima, andrei a fare un incremento dell'edge short, che al momento sta al 10% della mia posizione, lo raddoppierei come minimo, perché in una situazione così, dopo un range di un mese e mezzo su Bitcoin, romperlo a ribasso, e tra l'altro questo range si trova anche sotto all'high precedente, è un segnale bearish purtroppo abbastanza forte. Al contrario, romperlo a rialzo chiudo ovviamente l'edge short. Questi sono i miei due i due esiti possibili della mia posizione attuale. Nel mentre si potrebbe giocare un po' con la volatilità, visto che ultimamente abbiamo parlato un po' di opzioni, vi comunico, allora c'è, avevo il mio option scanner che l'ho chiuso, però con scadenza relativamente ravvicinata, 19 giugno, scusate, filtro un po', con al 19 giugno ci sono alcune opzioni con volatilità implicita 54, 55, minore di 60, quindi se volete fare un long straddle, long strangle o simili potrebbe essere curioso. Io avevo in modalità incognito, però non chiedetemi perché, forse perché non me, qua c'è un baco di qualche tipo che carica all'infinito e non me lo apre più, ho cancellato la cache, ho già provato tutto ma non c'ha voglia proprio di collaborare, Deribit. Avevo simulato una posizione dove andavo long su tre opzioni, mi pare, in particolare, adesso non mi ricordo quale, però lo scopo era essere delta neutral più o meno, avere un theta ragionevole, mi pare che fosse meno 30 e qualcosa, e un vega che era 15 o 16, insomma è un long volatility abbastanza ignorante, giusto per capirci, per chi si aspetta entro il 19 giugno un movimento, uno strappo, altrimenti contrario, c'è l'opportunità di andare short volatility, magari con le opzioni a scadenza più breve, potrebbe essere più interessante, sempre mettendo in ordine di theta. Guardate, 13 giugno, domani, yes, si può fare il classico short strangle, short straddle e andare a mangiare questo theta, che si parla di $43 al giorno, fin tanto che appunto la volatilità non spara, ecco, diventa interessante. Se si riesce a rimanere appunto delta neutral, ad esempio, si potrebbe shortare questa e poi altre due che fanno in totale meno 0,56 o giù di lì, si ottiene quell'esposizione di quel tipo. Ecco, queste sono le possibilità sulla volatilità. Allora, detto questo, io andrei a esplorare brevissimamente anche le altcoins che seguo, giusto per chiudere le analisi sulle mie posizioni. In primis Ether. Allora, ve l'ho detto, quando Bitcoin è lì, è teso, è gonfio, scusate, una cosa che mi sono dimenticato di farvi vedere, l'open interest del PERP su Bitcoin, che come vi dicevo, come vi anticipavo poc'anzi, guardate, durante il drop non è droppato, al contrario, come dicevamo prima, guardate qua che è successo, allora facciamolo un bel disegnino, tac. Allora guardate qua che succede, drop del prezzo, droppone dell'open interest. Cosa vuol dire? Questo vuol dire tac, rect, vuol dire che sono stati tutti quanti liquidati, mentre qua vedete è droppato il prezzo in maniera più distribuita, come dicevamo, l'open interest no.
Questo cosa vuol dire? Allora, lo chiedo anche a voi. Voi come interpretate una situazione di questo tipo? Io penso innanzitutto a tre cose. La prima è che questo significa che non c'è stato, cioè le liquidazioni che ci sono state, perché ci sono state, guardate, ve lo mostro subito. Allora, liquidation charts, eccole, sempre su un'ora per rimanere pari. Guardate, short, long liquidations, 10 milioni, 44, insomma 100 milioni, arrotondiamo, sono stati fulminati, liquidati, quindi l'open interest è droppato di 100 milioni, però nel mentre c'è stata un'apertura di un equivalente di posizioni, come minimo. Lo stesso vale per gli stop, di sicuro degli stop sono stati triggerati qua sotto, cioè vuoi che non ci fossero stop qui, insomma ci sarà qualche scalper che mette gli stop stretti, posizioni in leve, eccetera, però l'open interest è rimasto invariato, quindi per ogni stop scattato si è aperta una posizione equivalente. Altra cosa, questo open interest è in dollari, è in dollaroni, e quindi il fatto che è droppato il prezzo di Bitcoin del quasi 10% significa che a parità di posizioni aperte doveva droppare l'open interest del 10%. Non è successo, quindi anche quel 10% è stato assorbito. La domanda da un milione di Bitcoin, da 21 milioni di Bitcoin rimane, ma le posizioni che sono state aperte saranno long o saranno short? E questo credo che lo scopriremo molto presto, in particolare all'approccio, come vi dicevo poc'anzi, con il nostro supporto e quindi con la prossima leg di Bitcoin. Secondo voi, e qua parte il secondo sondaggione, la prossima, cioè questo drop, questo sell-off che c'è stato, è stato un ultimo scossone prima di un nuovo pump, oppure effettivamente hanno filato degli short e damperemo? Insomma, qua in che direzione andrà la prossima leg di BTC? Ovviamente to the moon oppure all'inferno? Ditemi un po' la vostra, stavolta in 5 minuti. Votate, 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 votate. Bene, tornando a Ethereum, allora, molte altcoins durante il movimento, il rischio strappo di Bitcoin, come dire, avevano una situazione, un trend in corso buono. Ethereum in realtà non era particolarmente in uptrend perché la sua situazione è triangolare, quindi è laterale, è un bias neutrale. Tuttavia l'ultimo movimento ovviamente è rialzista. Ethereum non fa parte del caso che vi stavo raccontando, ovvero del fatto che si poteva fare dei buy the dip approfittando dell'uptrend, lo vedremo su altre coin magari tra poco. E tuttavia guardate cosa è successo che ha fatto un dampino immediatamente assorbito Ethereum. Queste due candele non mi dispiacciono affatto. Tuttavia su Ethereum io rimango long, avevo aperto un long un po' qua e un po' qua dopo aver fatto take profit, perché ho visto che insomma l'ha bucato con forza e poi l'ha ritestato in maniera veramente da manuale. Io sono riuscito a rientrare con una posizione complessiva che mi soddisfa abbastanza e la tengo aperta trend follower fin tanto che, quindi adesso ovviamente è aperta, se mi fa un bel higher high sono stracontento, se mi buca di nuovo quest'area la chiudo, stop loss, va bene? Quindi questa è la mia posizione su Ether. Al momento, cioè se non avessi una posizione aperta su Ether, ragionerei sempre allo stesso modo. Breakout o breakdown. Non mi fiderei a fare degli entry un po' azzardati perché c'è una forte instabilità di Bitcoin e un trend non chiaro di Ethereum. Quindi questo è Ether. ADA, Cardano. Allora, Cardano, mannaggia lui, io lo aspetto più in basso, vi dico la verità. Però avevamo evidenziato anche questo clusterino qua. Tuttavia, guardate, l'approccio che c'è stato in questi giorni mostra più offerta che domanda. Guardate che c'è stato il dump, poi c'è stato un rebound immediatamente assorbito. La candela di oggi non è bella, la candela di oggi ha una shadow molto lunga, quindi io vi dico la verità, cancellerei un entry eventuale qui e manterrei valida come area d'ingresso questa, ok? Tac.
con 700 sat come top, che vedete è cluster intermedio di origine, nonché top del range durante la lateralizzazione, prima del breakout, e la zona invece di bottom è questo clusterone intermedio definito su time frame settimanale che vi ho già mostrato. Stop loss ho qua, ho alla perdita di questo di quest'area, ok? Perdita confermata. Questo è Cardano. Poi andando su a vedere altre altcoins, vi dicevo che c'è da tenere d'occhio Stellar, perché guardate cosa mi sta combinando Stellar. È un Cardano che deve ancora fare il Cardano, nel senso che Cardano ha avuto il range lungo e poi ha rotto a rialzo. Stellar ha il range lungo ma non ha ancora rotto a rialzo, quindi c'è da vedere, da aspettare che faccia sta cosa qua. Dopodiché abbiamo già dei bei livelli di riferimento da tenere in considerazione, quindi fondamentalmente questa area come entry. C'è da vedere ovviamente se, quando e come rompe il range high. Dopodiché arriviamo al discorso del buy the dip che facevo prima, ovvero delle altcoins che sono in uptrend, che potrebbe valer la pena di fare qualche grattatina durante il dump di Bitcoin. Ce ne potrebbero essere e ce ne sono. In particolare possiamo andare a vedere Bend, mi piaceva, guardate, Bend sul grafico settimanale ha questo clusterone intermedio qua, bello cicciuto, che è un primo possibile entry speculativo. Vedete questo, tac, abbiamo l'uptrend settimanale, fin troppo forse, mi piacerebbe di più vederlo lateralizzare per consolidare un attimino. Tra l'altro c'è stata l'erogazione della mainnet di Bend, cioè l'erogazione, il varo, l'inizio, l'inaugurazione della mainnet, che è stato un po' un sell event perché ha fatto dampare un po' il prezzo classico, però l'uptrend è innegabile, è ben messo e abbiamo come checkpoint 1, 2 e 3 volendo. Chiaramente si può fare il ragionamento a step in ottica speculativa, ovvero uno alla volta vedere entry long su ipotesi di uptrend con stop loss alla negazione, quindi magari se l'entry è distribuito qua dentro lo stop loss potrebbe essere sotto queste due shadows, dopodiché si passa allo step successivo, quindi oddio, già ritracciare fin qua riprendendo in mano il nostro Fibonacci come prima osservavamo. Cosa significherebbe? Significherebbe ritracciare del 78,6, quindi ecco, questa potrebbe essere veramente l'ultimo baluardo. Scendere qua sotto significherebbe perdere l'impulso e il bias rialzista. L'ideale, vedete, 61,8,05, confluenza pazzesca con cluster intermedio, quindi questa è una bella area di ingresso per Bend. Ci ha già pescato, l'avevamo già individuata anche nei live scorsi, io non ci sono entrato perché stavo osservando altre altcoins e con le altcoins vado sempre con i piedi di piombo, però ve la butto lì. Poi cos'altro abbiamo di coin in uptrend notevole? Proprio Land, ETH Land, guardate, questa è veramente incredibile come sta andando. A proposito di DeFi, qua non abbiamo avuto nemmeno il dip secondo me ieri, cioè c'è stato questo movimento qua, ma siamo in price discovery veramente alla grande, abbiamo rotto il massimo locale qui. Ci abbiamo lo storico, sì, ce l'abbiamo, e adesso tra l'altro siamo proprio, vedete, alla prima resistenza, 1040 sat, e vediamo come approcceremo, perché romperla sarebbe un segnale molto forte. Io sinceramente spero, per evitare di andare a finire parabolici, visto che oggi ha fatto un più 16%, che qua ci sia un po' di sell off, un po' di lateralità, quantomeno per consolidare il prezzo prima di un'eventuale ripartenza. Chainlink come sta andando? Ma Chainlink in realtà è in triangolazione, quindi non dice nulla di particolarmente curioso, se non che appunto in base alla direzione in cui romperemo il triangolo si definirà il futuro. La cosa bella, potenzialmente bella ovviamente, ma in realtà potrebbe già essere una posizione anticipatrice per qualcuno, è l'ipotesi di consolidamento di accumulazione. Siamo in uptrend macro, lateralità triangolare sul time frame giornaliero, quindi io dico io seguo l'uptrend macro, compro durante la lateralità, stop loss alla perdita ad esempio del primo low che mi invalida il triangolo e lo fa diventare un'inversione, o addirittura di questo low che è il primo, l'origine del triangolo, è il segnale più forte di possibile inversione. Dipende tutto ovviamente dal rischio rendimento e dall'esposizione desiderata.
E poi abbiamo, vabbè, Kyber, che anche lei priva di qualsiasi tipo di senso, completamente verticale. E altre altcoins, non lo so, adesso magari segnalatemele voi, anche perché altrimenti poi non vi lascio più parlare. Quindi ritorno da voi, ripartiamo con le domande, ovviamente to the moon, che di cosa ve lo chiedo anche, in che direzione andrà la prossima leg di Bitcoin? To the moon, tutti mi dicono. Allora, ripartiamo con le domande. Teta, come lo vedi? Teta, lo vedo che è un po' una bolla, mi pare di ricordare. Sì, cioè non mi piace nemmeno un po'. Non so perché tutta sta euforia c'è stata, ma cioè, è un pump and dump questo per quanto mi riguarda, perché è un sempre col nostro Fibonacci, è un movimento che ha originato, boh, dove lo mettiamo? Lo mettiamo qua, ma sì, più o meno non ci dovrebbe essere molta differenza. 78,6, abbiamo rimbalzato, quindi forse sì, viene meglio da qui, questa è un'anomalia, quella shadow lì. Si è formato, vedete, un clusterino qui che ha fatto da resistenza, quindi era un'opportunità di short col senno di poi, chiaramente, ma per il momento non vedo, quantomeno fino al reclaim di questo, ma vi dico la verità, io non lo toccherei Teta, cioè troppo queste formazioni qui a punta in cui il 60% dell'ampiezza del movimento è nel giro di poco tempo, cioè guardate che roba, è una formazione difficile da operarci sopra, cioè diventa veramente un casino, un testo a croce aprire posizioni su setup ricercati su un andamento così. Io vi dico davvero la più sincera verità, non la toccherei Teta, parere personale come sempre. Poi andiamo avanti con le vostre domande sulle alts. VeChain sta performando, VeChain è vero, sta performando, perché tra l'altro, ecco, non ve l'ho detto, ma qualcuno di voi oggi mi ha comunicato che su Coinbase vogliono listare dei nuovi token, eccoli qua, 10 di giugno. Allora, in particolare, guardate, nuovi token in sotto osservazione: Aave, Aragon, Arui, ne conosco la metà, lo giuro, Bancor, Comp, Digibyte, Horizon, Livepeer, Newsup. Che cosa sono? Ma li conoscete voi? Io vi dico quelli che conosco: Aave, Aragon perché è di vecchia data, Bancor vecchia data, Digibyte perché lo vedo scillato un po' a destra e a sinistra, Numeraire che è di vecchissima data anche lui, poi Sia Coin, pazzesco, veramente un throwback del 2017, back to 2017, e Synthetix ovviamente, e VeChain che lo conosco appunto. VeChain, volevo arrivarci proprio per questo discorso. Vi condivido questo articolo perché non lo ho fatto, perché a sfondo bianco lo odio un po', magari non leggete, cioè non vi oscura la chat, tuttavia appunto sul blog di Coinbase lo trovate, e se volete, anzi guardate, facciamo così, vi condivido anche il link sulla chat così ce lo avete pure voi, tac, eccovelo. E basta, quindi questo credo che sia un po' il motivo anche del pump di VeChain forse. Tuttavia andiamo a dare un'occhiata anche al grafico, che è bello, molto bello. Allora, cancelliamo il passato e vediamo un po' cosa sta combinando. Ecco, è un punto importantissimo adesso VeChain, perché se riesce a mangiarsi via questi 100 sat, che vedo che c'è dell'offerta infatti che si è già palesata qui, vedete che è... Tac, è importantissimo come livello, vedete, questo diventa un bottom, quindi potrebbe essere, vedete, abbiamo finalmente recuperato l'high principale precedente, facciamo un higher high e quindi abbiamo un reversal effettivo e potrebbe essere il primo setup long, quindi direi che vale la pena, non c'è qualche degli occhi qua, no, puntare gli occhi su VeChain, ok? Quindi VeChain, facciamo così, tac, bello. Ci piace, se rompe quest'area. Andiamo avanti con le vostre domandozze. Allora. Finalmente iscritto in prima fila, mitico. BIM, allora BIM non lo conosco, però andiamo a vedere il grafico, non si smette mai di imparare. BIM Therapeutics, sicuramente più in bolla di Bitcoin. BIM Bitcoin, allora, no, non è brutta come cosa, però, c'è un però. Allora, io ammetto che non conosco minimamente il progetto, però detto questo, guardate qua,
abbiamo fatto forse un break retest, non lo so. Se credete che vale la pena, che è un progetto valido, potrebbe essere un entry interessante questo, lo ammetto. Con stop loss qui oppure qua, oppure addirittura sotto i minimi, vedete un po' voi. E primo take profit, qua c'è un po' d'aria in effetti, c'è questo cluster intermedio qua, potrebbe essere questa la prima zona di TP, anche qui, non lo so. Beh, insomma, in questa zona potrebbe esserci il primo take profit parziale, magari per escludere il rischio. Qua c'è un gap, come dire, che se lo andiamo a fillare poi recuperiamo anche questo, ogni recupero diventa più forte la possibile inversione. Per adesso è relativa al breve perché riguarda soltanto quest'ultimo range. Non lo so, dipende da quanto vi interessa il progetto, eccetera, eccetera. Io, al di là di tutto, visto comunque il downtrend macro, ammetto che non lo toccherei ancora. Andiamo avanti. Nessuno mi ha ancora chiesto CRO. Com'è possibile? Com'è sicuro adesso lo trovo? Allora, ma una domanda. Ma tu le strategie di trading automatico che posti, le utilizzi regolarmente? Rappresentano per te una fonte di ingresso che ha una rilevanza o in questa fase si tratta solo di esperimenti e studio? Due, risposta due. In realtà sto sperimentando, sto studiando il trading automatico e devo ancora definire un'allocazione appropriata, nel senso che capire quanto appunto dedicare al trading automatico, in che maniera e come integrarlo con il resto delle mie posizioni. Probabilmente andrà a ridurre la percentuale dedicata al trading sensibilmente e una parte la dedicherei almeno all'inizio appunto agli algo e li lascerei un po' andare. Che ne pensi del progetto Voice, il social che si basa sulla blockchain di EOS? Ha tutte le carte in regola per diventare un social ideale con tanto di KYC? Ma con il passare del tempo sta un po' scemando l'hype. Allora, è uscito? Non è uscito? Anch'io me lo ricordo che era hypato tantissimo nel momento in cui si parlava molto di EOS, però al momento non se ne parla più, non ne leggo molti. Poi io non seguo molto EOS, non lo so. Però EOS ha anche in downtrend pazzesco. Cioè, per far ripartire EOS ce ne vorrebbe. Magari Voice potrebbe essere una di queste cose, però dovrebbe veramente acquisire una user base notevole. Non lo so, sti social alternativi a me non convincono più di tanto. Allora, ho visto un tuo vecchio video su YouTube in cui mostravi dei problemi di visualizzazione dei report delle strategie Cardano Bitcoin TradingView a causa dei decimali. Sì, è vero, devo moltiplicare. Esce il 4 luglio Voice. Ah, interessante, andrò a dare un'occhiata. Sì, devo moltiplicare per un tot, hai ragione, assolutamente ragione. Per Theta Short, ma in realtà anche shortarlo, cioè sono delle altcoins che ogni tanto hanno dei momenti di hype, che, cioè ti regali degli stop, non lo so. Non lo farei. Dunque, Vetta ha fatto un bel pump, gli daresti un'occhiata? L'abbiamo guardato. Domanda: quando analizzi le altcoin lo fai sempre in pair con BTC, mai con Tether? Non è più complicato tradare con doppio cambio? Guarda, in realtà dipende, perché io personalmente le operazioni le faccio solo con collaterale BTC sulle alt, perché è nella mia fetta crypto, fondamentalmente una parte è dedicata al trading, quindi la liquidità BTC la uso per operare sulle altre altcoins. Inoltre, se vai a vedere la coppia alt Tether, alt USD, è troppo influenzata dall'umore di Bitcoin e quindi mi complica tantissimo l'analisi, cioè davvero mi introduce Bitcoin dollaro dentro la sua analisi, quindi io preferisco le altcoin andarle a vedere accoppiate con Bitcoin per tirare via appunto questa componente. Parere staking su CRO, eccola, mi pare stia andando bene come token. Allora, io ti dico la verità, è vero, sta andando bene, ma è troppo parabolico per i miei gusti. CRO, Bitcoin. Troppo parabolico. Aspetto che si sgonfi un po' nel caso e lo aspetto più giù. Che dire, è vero, è imbarazzante l'andamento che sta avendo perché c'è molta hype su crypto.com, lo vedo dal numero di volte che mi chiedete di parlarne nei miei video, però non l'ho mai usato, non l'ho ancora approfondito, lo farò, lo giuro, lo farò prima o poi, perché se no mi venite a prendere con i forconi e mi appendete in piazza. E però, come dire, no,
Cioè, lo staking sulla piattaforma è interessante, è una forma di rendita passiva, una forma di SeFi alla fine. Io preferisco altre di SeFi come BlockFi piuttosto che Nexo, piuttosto che Celsius, perché sono più istituzionalizzate, hanno partnership più radicate con appunto servizi finanziari e danno più garanzie. CRO, caspita, tutto sta andando alla grande, adesso hanno liquidità da vendere, fanno campagne di marketing a destra e a sinistra. Però ecco, c'è sempre da chiedersi se le cose smettessero di andare così bene per loro, se hanno il di dietro parato oppure no, se il loro modello si basa troppo sull'hype e sul marketing oppure no, non lo so, i miei due centesimi questi. Quando secondo te le banche italiane consentiranno l'acquisto di cripto? Ma l'acquisto di cripto, che dire, so che molte addirittura stanno bloccando i bonifici verso Coinbase, cioè veramente censura della peggior specie. Secondo me prima o poi ci arriveremo, nel senso che le banche cavalcheranno un po' l'onda delle cripto, non solo come strumento finanziario magari, ma anche come possibilità di acquistarle spot. Non a breve, secondo me, però, perché ci sono ancora un po' di rogne riguardo alle normative. Guarderesti Bitcoin sulle 4 ore? Ma sì, dai, diamoci un'occhiata, anche se sapete che io non sono un trader intraday e sono pessimo in quanto tale, però guardiamolo. Allora, le 4 ore per il momento vedete che confermano un po' quello che abbiamo detto. Allora, abbiamo il nostro sell-off famigerato. Abbiamo la shadow qua, che è massima, questa shadow che è domanda, con associato ovviamente alla candela con i volumi massimi. Vedete, volumi al top qua. Poi abbiamo qui il pool di liquidità in resistenza, che è evidente in più occasioni, anche nel falso breakout che vediamo qua sopra. E qui abbiamo, vedete, il famigerato approccio con i 9.500. Per ora, tuk tuk. Retest. Se dovessimo iniziare a chiudere qualche candela qua sotto, allora potrebbe essere un segnale che abbiamo fatto appunto il retest con offerta su questo livello di prezzo, e quindi magari andare a valutare un'operatività short che a target il range low. Al contrario, un bel reclaim, un follow up, quindi questo fa così e poi continua a rialzo, magari andiamo a vedere anche Fibonacci, per gli amanti di Fibonacci. Allora, ecco, il 38,2 magari, visto che spesso capita negli impulsi direzionali. Arriviamo qui e poi spingiamo qua sopra, facciamo un higher high, potrebbe essere interessante, oppure, attendere l'assorbimento dell'intero impulso non ha senso perché arriviamo al range high, ci potrebbe essere un trade iper speculativo dall'higher high al range high, però ovviamente sul retest, tac. Non lo so, questa è la mia visione molto semplicistica sulle 4 ore, sapete, io sull'intraday non sono un fenomeno, qua vedete di nuovo il pool di liquidità ha fatto da supporto, vediamo un po' come cosa combina, un po' ci dice le stesse cose del daily con uno sguardo più ravvicinato e apre le possibilità a trade più speculativi tipo questo, oppure questo dal basso, che altrimenti magari uno non considererebbe sul daily, perché il rischio rendimento diventa meno vantaggioso, meno favorevole. Allora, Arweave è un progettone, avanti a Siakoi, storage decentralizzato, purtroppo è solo su Bilaxi per adesso, sarà un exchange poco conosciuto. VeChain ve l'avevo detto una settimana fa, meno di 60 sat, hai pienamente ragione, me lo ricordo benissimo e il tuo nome te ne dà giustizia, oserei dire. VeChain Holder, guarda, tu hai detto, hai contribuito con un sacco di informazioni utili, ti sei meritato, tra l'altro mi hai mandato anche l'audio su ERD, 10 shitcoin per te, direi che me ne faccio niente, assolutamente niente, però ti voglio premiare perché hai dimostrato di essere veramente utile per la community e hai condiviso informazioni veramente interessanti di pubblica utilità, ed è questo che mi piace della community e che vorrei vedere da tutti. Andiamo avanti con le domande. Allora, Eruiva è un progettone segnato, me lo studierò anche lui. EOS, che ne pensi? EOS, povero EOS, non benissimo, non benissimo. Allora, andiamolo a vedere. Dove sei? Qua. EOS, 4 ore no dai, daily, è sotto, ha bucato il range a ribasso addirittura, questo,
E adesso gravita in zona minimi. Non mi piace nemmeno un po'. Male male EOS, che dire. Anche se rompesse qui a rialzo, dovrebbe quantomeno riconquistare questo range per avere un minimo di speranza. E poi per invertire, andare a rompere i massimi qua. Cosa veramente distante. Altrimenti c'è la possibilità di short in caso di rottura, di continuazione ribassista. Che dire. E EOS non se la sta vedendo bene, eh? BIM c'è il fork a fine giugno, ecco abbiamo capito magari il motivo di quest'ultimo movimento, fork a fine giugno, interessante, cacchio te la sai di altcoins, ne segui parecchie, hai dato qualche insight veramente utile. Dunque mi è saltato ancora tutto. Cosa ne pensi dei molti progetti che dopo un periodo dormiente stanno lanciando la mainnet, Polkadot, Filecoin e Definity? Allora, io avevo studiato Polkadot un po' di tempo fa, avevo approfondito, dato un occhio a Polkadot e mi piace molto sull'interoperabilità, è un aspetto molto interessante. Polkadot vale la pena conoscerlo e seguirlo. Quindi gli altri però non, dico la verità, non li conosco. Filecoin, beh, Filecoin direi che è uno storage, anche lui. Definity non lo conosco. Ok, qua parlano di CRO. Sai cosa succede a Keen? No, purtroppo non lo so. Che succede? Sondaggio di Crypto.com, carta. Arrivata, emessa ma non arrivata. Fatto che KYC, attendo l'emissione. È uno scam manco morto. Mi piace l'idea. Facciamo l'ultimo sondaggio del giorno. Che poi ci salutiamo tra molto poco. Allora, nuovo sondaggio. Volevo usare le tue stesse parole. Cosa è la carta di Crypto.com? Di Crypto.com, due punti. Uno, mi è arrivata e la uso. Poi due, cos'altro avevi proposto? Emessa ma non arrivata. Poi punto tre, la sto aspettando. Fatto che KYC, sto aspettando, che sono io. E poi è uno scam, va di retro. 5 minuti, rispondere. Cosa ne pensate della carta di Crypto.com? Questo è l'ultimo sondaggio di oggi. E ve l'ho detto, a me, io sto aspettando. Ho fatto il KYC, la sto aspettando perché la volevo provare proprio per voi. Quindi risponderò anch'io, ho fatto KYC, sto aspettando. Vota. Ditemi la vostra, insomma, cosa ne pensate della carta Crypto.com? Non penso proprio sia una scam, a dire la verità nemmeno io per quello. Grazie della risposta che mi dà un punto di vista che non avevo considerato. Ottimo, mi fa molto piacere se te l'ho data io la risposta. Non mi ricordo, troppi commenti, troppe domande, mi perdo tantissimo. Uno sguardo veloce a Dash e KuCoin Shares, molto volentieri. Dash, cominciamo da Dash. Dash Bitcoin. Dash Bitcoin non mi piace troppo, ho cancellato un po' di sporcizia, non mi piace, dico la verità, perché ha rotto questo minimo recentemente, ci sta lateralizzando, ha fatto questo pump che però si è rivelato un po' un fuoco di paglia, per me è no. Per me no, Dash, niente da dire. E KuCoin Shares, KCS, vediamolo, KuCoin Shares. Ma male maluccio anche lui, KuCoin Shares, purtroppo. KuCoin è un bel exchange, tra l'altro, una piattaforma che è interessante, però mi spiace dirlo, ma sto grafico è agghiacciante, cioè veramente non mi fa venire voglia di toccarlo neanche con un dito. KuCoin Shares è sotto, cioè ha rotto un low abbastanza importante che è questo e ci sta lateralizzando sotto, mi sembra che abbia più voglia di scendere ancora, i volumi sono morenti, no, mi spiace, no, è un no, un grosso no. Dunque, volevo vedere le ultime domande. Emigro, ciao a tutti e buon weekend. Io ho fatto, ecco, sui bonifici a Coinbase. Intesa San Paolo mi blocca da circa un anno i bonifici verso Kraken. Sono costretto a fare Intesa Hype Kraken. Io so che Banca Sella è forse una delle più friendly, grazie magari anche alle partnership con alcuni exchange di Bitcoin italiani. Poi beh, anche Hype ovviamente permette di l'acquisto e la vendita di Bitcoin. Dunque stavo leggendo un po' voi anche qua sotto.
2. Mi hanno pure telefonato dalla filiale Intesa dicendomi di non fare bonifici a quell'IBAN. La miseria, che esagerazione. Polkadot si compra senza se e senza ma. Purtroppo sono troppo pochi. Qua c'è il nostro insider che dice: hai approfondito PoolX? No, purtroppo no, mi dispiace, non ancora. Ti paga staking più lending. Ho pensato di shortare in modo da avere passive income decisamente alto. Potrebbe essere interessante. Guarda, ledging, quindi lending più staking coperto dallo short, interessante come punto di vista. Che ne pensi di Zilliqa? Che ne penso di Zilliqa? Penso che è in bolla anche lei, mi sa. che dire, non so che cosa sia successo di preciso, anzi forse avevano lanciato qualche nuova feature. Okay. Fatto sta che è abbastanza in bolla. Se andiamo a vedere il settimanale per farci un'idea delle resistenze principali sul cammino, volumi tra l'altro veramente insane. Allora, abbiamo qua un primo livello di resistenza attualmente in approccio, poi qui abbiamo un low da recuperare, poi abbiamo, volendo, questo livello qua e quest'altro livello qua. Bello utile. Quindi, che dire, qua vabbè, avevamo ovviamente l'area iniziale di lateralizzazione in fondo che abbiamo già rotto. Per adesso è meglio guardare il presente, quindi c'è da vedere se magari storni. Io aspetterei sicuramente uno storno, magari appunto su questa zona, da qua a qua, potrebbe essere il primo entry speculativo, anche se è un po' vicino per i miei gusti. Di che cosa stiamo parlando? Del 38,2, insomma, 38,2 su un movimento così parabolico magari converrebbe aspettare lo step successivo. Non lo so, è troppo parabolico per i miei, mi mette veramente in difficoltà un andamento così parabolico. Che dire, innanzitutto aspetterei il ritracciamento, poi sì, un primo possibile entry arrogantissimo potrebbe essere qua e il secondo qua sotto. Non lo so, ripeto, troppo parabolico, veramente troppo. ING N26 zero problemi, anch'io ING nessun problema, ma ti riempiono di mail per farti investire. Guarda, io ho Fineco e se vi dicessi la quantità di mail che mi cercano che mi mandano per propinarmi i loro corsi di trading e per propinarmi i loro prodotti vari, opzioni, quotes, certificati, poi certo arriva la mail come gestire le volatilità, ti propinano cose veramente senza senso. Vabbè, queste sono le banche. Prima volta che riesco a assistere a una live, mi fa piacere, anche se arrivi verso la fine. Tra l'altro tra poco metto la solita differita sul tubo. Novembre andrai a Bologna alla Crypto Conference? Ovvio, non si può mancare, un evento che mi piace tantissimo. L'anno scorso ci sono stato, tra l'altro mi hanno già mandato anche il mio codice sconto da shillarvi, che vi shillerò a breve. Vabbè, ve lo shillo già da subito, è Boiardi scritto in maiuscolo, che è il mio cognome, quindi se volete acquistare il ticket, tra poco farò il video dedicato e lo shillerò dappertutto, ma se volete acquistare il ticket con il mio codice sconto è quello, Boiardi maiuscolo gigante, ve lo scrivo anche nei commenti, tac, in caps lock. Basta ragazzi, abbiamo raggiunto l'ora e mezza, vediamo i risultati del sondaggio su crypto.com, che cosa dicono. È uno scam, va de retro, 25 di voi, caspita, non vi piace crypto.com, è messa ma non arrivata, che io si sto aspettando e solo in 4 la usano, mi è arrivata e la uso. Non lo so, io non penso che sia uno scam personalmente, però è un po', spinge un po' sul marketing. Bene, guardate, mi ha fatto piacerissimo oggi rivedervi tutti quanti e vedere che c'erano tante nuove persone. Vi ricordo che potete innanzitutto lasciarmi un bel like se mi state guardando sul tubo, per i posteri che mi guarderanno sul tubo. Seguitemi qui anche su Twitch, se avete Twitch Prime abbonatevi per farmi la piccola donazione, se volete farmi una piccola donazione senza abbonarvi, se scorrete sotto trovate il link donazione per farmi una piccola appunto donazione con PayPal, e trovate tutti i link ai miei canali social.
di cui ovviamente non vi evito di ricordarvi che sono gratuiti al 100%, contenuti per tutti, ogni canale ha il suo perché e basta, non vi scillo più di tanto perché altrimenti vi annoio. Spero che li conosciate già se siete qua a sentirmi parlare per un'ora e mezza. Ragazzi, vi auguro un buon weekend, occhi puntati quindi su Bitcoin, su come si muove, perché il recupero, il reclaim dei 9.500 potrebbe essere un segno di voler veramente partire davvero per stavolta, e invece la perdita confermata ci spinge al range low e siamo di nuovo lì a vedere cosa combiniamo con questo benedetto range low. Sul pezzo, sempre gasati, prossima settimana continuiamo col trading automatico, tanti contenuti per voi come sempre, quindi mi raccomando continuate a seguirmi sempre con l'entusiasmo che vi contraddistingue, mi piacete per questo. Basta, buon weekend di nuovo, alla prossima, un saluto carissimo a tutti, ciao!